La nuova sede del Corpo di Polizia Locale di Rovigo è stata titolata a Massimo Boscolo Cegion, agente di polizia locale deceduto in un tragico incidente nello svolgere le sue funzioni. La segreteria provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale di Rovigo ha espresso apprezzamento alla titolazione della nuova sede al collega. La proposta è giunta da un'iniziativa degli iscritti SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale di Rovigo, approvata dalla famiglia e si è conclusa con una cerimonia commovente a cui, oltre ai familiari, erano presenti il sindaco, l'assessore alla sicurezza, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Intervenuta anche una rappresentanza dei territori limitrofi, tra cui il sindaco di Rosolina e una delegazione delle polizie locali di Padova, Chioggia e Rosolina. L'idea è stata approvata da tutti gli appartenenti al corpo, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza, per onorare la memoria di Massimo, un poliziotto di polizia locale ben voluto da tutti, tanto che la sua figura è stata scelta a rappresentare tutti i poliziotti di polizia locale caduti nell'esercizio delle proprie funzioni. Massimo morì a 34 anni a Padova il giorno 9 ottobre del 2021 durante il servizio di scorta a una manifestazione sportiva. Le mille e una notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni, le mille e una notte ti augura sogni d'oro. Le mille e una notte, in Viale Mediterraneo, a Sottomarina, Chioggia.